Noi vogliamo puntare sulla diplomazia economica perché sappiamo che gli altri paesi hanno un approccio spesso molto aggressivo nei mercati internazionali e sui mercati internazionali, e noi crediamo non solo di non essere da meno, ma pensiamo anche di avere, e torno alla premessa, un brand, il brand Italia, che è un brand che è da naturale supporto e spinta per i nostri prodotti. Cosa che riguarda il governo? Fare capire che rispetto alla presenza in un mercato straniero c'è la possibilità di un supporto che è un supporto specificamente governativo, ossia che un paese è dietro la volontà o la decisione di un'impresa di insediarsi in un mercato di un altro paese. Un messaggio diretto alle imprese è quello di cercare nuovi mercati all'estero, ma di contare sul sostegno del governo. Ci saranno degli strumenti e soprattutto uno studio di settore per cercare di guidarle. Per l'Italia l'esportazione rappresenta un fattore fondamentale, non solo è stato un grande fattore di crescita, ma soprattutto un fondamentale fattore per permettere alle piccole e medie imprese di sopravvivere e di svilupparsi. Venendo in Abruzzo in specifico, abbiamo avuto un'attività di esportazione particolarmente forte. L'Abruzzo è cresciuta del 10%, quindi molto di più della crescita nazionale. E questo, devo dire, grazie alla grande bravura degli imprenditori abruzzesi, ma anche a una serie di attività a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese d'Abruzzo che il governo come sistema, quindi ministeri, ICE, SACE, SIMES, mette a disposizione soprattutto delle piccole e medie imprese, che sono quelle che in un certo senso hanno più difficoltà ad affrontare la complessità dei mercati internazionali. Questa è un'occasione importante perché i partner coinvolti all'interno di questa iniziativa sono partner di grande esperienza che possono accompagnare le nostre imprese e migliorare i rapporti che le imprese possono creare all'estero, e noi riteniamo che le imprese, data anche la massiccia iscrizione di imprese a partecipare ai tavoli, possano cogliere appieno questa opportunità.